Per il secondo anno consecutivo celebriamo Sant'Effisio in tempo di pandemia, in modo quasi intimo. Il nostro modo di vivere è cambiato, siamo sempre più connessi eppure sempre più distanti. E dispiace che non possiamo celebrare la solita grande festa di popolo. Il primo maggio però non è solo Sant'Effisio, è anche la festa dei lavoratori, un momento per celebrare il riposo. Non è facile oggi parlare di festa, perché tanti in quest'anno drammatico il lavoro lo hanno perso o più semplicemente non hanno potuto fare. Voglio stringermi pertanto a chi ha perso il lavoro, a chi combatte con enorme difficoltà, a chi cerca in tutti i modi di stare a galla, di far passare il momento, di riprendersi e di guardare con fiducia al futuro. Ho ascoltato molte delle vostre storie e dietro ognuna di queste storie c'è sofferenza. Ci sono famiglie e figli, solitudini e situazioni di ordinaria difficoltà. A ognuno di voi voglio dire che noi ci siamo, anche solo talvolta per ascoltarvi, per offrirvi conforto, perché magari di più non c'è possibile fare. Davanti a una situazione così complicata e difficile siamo chiamati a scelte coraggiose. Dobbiamo riprendere a vivere. Non possiamo pensare che il futuro del nostro paese sia quello di un'Italia a colori nelle parole, ma grigia nei fatti. Chiusi in casa e immobili, rischiamo di morire per altri motivi. E noi abbiamo il dovere civile e morale di evitarlo. Credo sia arrivato il momento del coraggio. Oggi dobbiamo sconfiggere la paura. Quella di oggi non è vita. Lavoriamo senza incontrarci, non ci guardiamo più negli occhi. Non possiamo tendere la mano al nostro collega per aiutarlo, o più semplicemente per essere aiutati. Ogni giorno, senza rendercene conto, abbiamo perso un pezzo della nostra libertà. Perché impedire alle persone di lavorare per un tempo così lungo significa privarle di essere libere, di essere se stesse. Oggi, prima maggio, il mio appello è un appello alla vita, alla gioia di vivere, al lavoro, alla libertà, alla necessità ormai improcrastinabile di riaprire e ripartire. Qualcuno dirà che non c'è alternativa, come se fosse un'alternativa a vivere da morti per non rischiare di morire da vivi. Ragioniamo allora. Elaboriamo altre strategie, capiamo che il rischio è insito in qualsiasi lavoro, che se vogliamo realmente celebrare e festeggiare il lavoro è necessario correre ogni giorno dei rischi. Del resto, ciò che muove ognuno di noi, ciò che rende le nostre vite degne di essere vissute è la voglia, la passione, il desiderio. E ogni volta che abbiamo desiderato qualcosa, che ci siamo impegnati per ottenerla, abbiamo inevitabilmente rinunciato a qualcos'altro e abbiamo inevitabilmente corso dei rischi. È questo che rende le nostre vite, le vite di ognuno di noi, interessanti. Usciamo pertanto dalla paura, mettiamo da parte la tristezza, leggiamo il presente, il caos, le sfide e le difficoltà e affrontiamole. Abbiamo il talento e il coraggio per farlo, per tornare tutti alla nostra vita e poter augurare a tutti buon primo maggio, vera festa del lavoro e dei lavoratori. Io Paolo Truzzi, sindaco del comune di Cagliari, per volontà popolare, nomino te, Edoardo Tocco Alternos, per rappresentarmi in tutte le manifestazioni che questa municipalità organizza in onore di Sant'Effisio Martire. Solitamente si applaude, ma con tutte queste macchine fotografiche. No. Sei troppo alto. Dico due cose. Aspetta un attimo che devo prima anche investire i mazzieri del lavoro ufficiale. Quest'anno rispetto all'anno scorso abbiamo in più i mazzieri. A voi dunque l'onore e l'onere di scortare e difendere le insegne della città di Cagliari e l'Alternos, da me designato per questo giorno di festa in onore di Sant'Effisio Martire. Sì. Qua anche l'altro più avanti. Perfetto. Bene. Grazie al sindaco, grazie a tutta l'amministrazione, grazie ai miei colleghi consiglieri. Oggi sono rappresentati dai miei vicepresidenti, grazie a tutti voi, grazie a questa città e alla mia Sardegna. Io quando ho scelto di chiedere al sindaco
di poter fare quest'anno l'alternosi per me. Lui sapeva già che per me era un desiderio importantissimo, una cosa che desideravo già dall'inizio della consiglia. Eravamo in zona bianca, ovviamente. È un momento importante, lo porterò questo impegno con onore oggi davanti a tutta la città, davanti a tutta la Sardegna, lo farò con grande emozione, un'emozione che ovviamente è differente da quella che avevo nel 2007, un'emozione oggi più matura, da adulto, a piedi, però ho la stessa emozione, perché accompagnare il santo nel suo pellegrinaggio al suo martirio, io credo che sia una cosa che desiderano i tanti, almeno noi cagliaritani. Il momento che voglio ricordare, cioè pregherò per tutte le persone che hanno perso i loro cari, per tutte le famiglie che hanno perso il lavoro, pregherò per tutti quegli operatori sanitari che ancora combattono con questa pandemia e che lavorano in maniera indefessa tutti i giorni con grande abnegazione. Pregherò per tutte le persone che hanno bisogno di una mano d'aiuto, come diceva prima il sindaco, noi siamo a disposizione. Possiamo fare tutto quello che ci è possibile, l'impossibile non riesce a farlo nessuno, quindi noi siamo pronti ad ascoltare, siamo pronti ad entrare in campo in ogni momento per poter dare la possibilità a tutte le persone che non ce la fanno, tutte le persone che hanno necessità in questo momento, di avere una speranza. Ma la speranza più importante, quella che io porterò oggi con me, con l'arciconfraternita qui presente, chiaramente a nome dell'amministrazione, del sindaco, di tutto il consiglio, di tutta la città, sarà quella di poter uscire da questo momento drammatico, un momento che ci ha tolto la dignità, ci ha tolto il rapporto sociale, ci ha tolto il rapporto umano e che probabilmente ha scelto un periodo non felice, un periodo anche di crisi, quindi è come se avesse girato il coltello nella ferita. Quindi io farò questo, lo farò con onore, lo farò con impegno, lo farò con la stessa emozione, ma la stessa commozione che mi è stata consegnata quando sono nato in quel quartiere di Stampaccia davanti alla chiesa di Sant'Efisio. Grazie sindaco, grazie al consiglio.